Introduco al prossimo panel che credo sarà uno dei più interessanti del Festival, anche perché eh, mette insieme alcuni dei concetti che abbiamo sentito oggi in un contesto più ampio, eh, e intrecciando appunto temi come quelli che abbiamo sentito adesso su competenze e lavoro, con un'altra dimensione che è quella dei consumi e degli stili di vita, a parlarcene è una persona che diciamo, a questo tema, ai cambi generazionali, di stili di vita e agli stili di consumo ha dedicato insomma, gli ultimi suoi decenni ed è il fondatore di Future Concept Lab, eh, Francesco Morace, che inviterei sul palco a questo punto. Grazie Francesco. Grazie a voi, grazie a te. Parleremo di, di cose diciamo, decisamente eh, interessanti e intrecciate, eh, legate a un concetto che è quello della generazione: come le nuove generazioni possono provocare la rinascita dell'Italia, anche la dimensione del Made in Italy, di cui abbiamo parlato ieri. Quindi, insomma, credo veramente, toccheremo tanti temi in bocca al lupo per questa grazie, bellissima eh, grazie, grazie, buongiorno buongiorno a tutti voi in sala e chi ci segue da remoto sì è un grande piacere eh, anche perché parte un'alleanza, una partnership che speriamo possa durare nel tempo eh, perché con Linda Gobbi che sarà poi la persona oltre che vice president di Future Concept Lab e fondatrice anche lei del nostro istituto, eh, che ci presenterà le generazioni, ma eh, noi abbiamo anche fondato un altro festival, che si chiama Festival della Crescita, saremo tra l'altro a Sassuolo venerdì prossimo, e ci sembrava molto bello, su invito di Enrico Sassun, che ringrazio in modo particolare, mettere insieme un po' le forze, che è una cosa che in Italia non si fa o si fa poco e quindi in modo particolare eh, ringrazio Enrico, ringrazio l'organizzazione, ringrazio il gruppo editoriale che ci ospita e eh, ringrazio chi eh, comporrà questo panel, è forse l'unico o comunque uno dei pochi che è tutto in presenza e quindi in modo particolare ringrazio chi ha fatto anche tanta strada per arrivare stamattina perché pensiamo che comunque questa sia una dimensione che ha un valore aggiunto che va assolutamente valorizzato. Quindi eh, chiamo qui sul palco insieme a me Linda Gobbi, co-founder di Future Concept Lab eh, e poi due altre ospiti eh, che rappresentano aziende anche molto diverse ma molto importanti che sono Roberta Artuso di FastWeb, Brand Empowerment, ma nello stesso tempo anche la persona che in qualche modo interagisce con i propri colleghi all'interno, e quindi insomma di generazioni con lei parleremo anche da questo punto di vista, Miriam Rosario Finocchiaro di Granarolo, quindi vedete quanto diverse siano le aziende e Miriam gestisce la comunicazione, e la CSA del gruppo Granarolo, che come sapete è un colosso e che è presente molto forte anche in altri paesi del mondo, e alla fine Claudio Marenzi, che è presidente di ERN, una delle realtà della, della moda, del lusso, del tessile, dell'abbigliamento, anche perché Claudio da sempre ricopre anche ruoli istituzionali importanti, è stato presidente di Sistema Moda Italia per tanti anni, adesso lo è di Pitti. Ma insomma, l'idea stamattina è quella è di proporvi eh, una diciamo, riflessione, una riflessione comune, che è sia sociologica, e quindi Linda partirà con una sorta di panoramica in particolare di due generazioni, la generazione Z e quindi i più giovani e la generazione dei millennials di cui si è parlato molto e chiedo alla regia di far partire le slide, grazie. Ecco, in qualche modo lo diceva chi mi ha introdotto, noi siamo comunque convinti che la rinascita dell'Italia e diciamo questi... Due libri che abbiamo curato eh, sia noi di Future Concept Lab che eh, altri colleghi, perché a noi piace anche molto lavorare eh, in team, cercando di integrare diverse competenze, in particolare il secondo che è l'alfabeto della rinascita: eh, ha coinvolto 26 aziende che in questi due anni hanno in qualche modo ragionato, reagito alla pandemia in modo secondo noi molto interessante e le tre aziende che sono oggi presenti sono state proprio in qualche modo invitate e sono tra l'altro le tre lettere dell'alfabeto che si seguono, F, G e H, è casuale ma comunque è un gioco, un gioco interessante, perché partire dalle aziende per la rinascita dell'Italia? Perché noi italiani abbiamo questa specificità che è quella di essere, ecco queste sono le aziende coinvolte nel progetto, ehm, è un progetto che chiaramente non è solo il libro, c'è un podcast, ci sono una serie di incontri e oggi abbiamo proprio la prima occasione pubblica in cui il libro uscirà in libreria, anche se qui presente poi eh, all'entrata all del festival. E l'idea di fare incontrare imprenditori, manager per discussioni come quella che ascolterete oggi. È una cosa che in Italia si fa poco, siamo convinti che invece la visione imprenditoriale possa. Davvero aiutare anche da un punto di vista sociale. Ecco, questo è il lavoro che Giulio Ceppi ha realizzato, grafico e designer, ha realizzato sui loghi di queste aziende, anche proprio per fare quello che si diceva prima. Bisogna in qualche modo conoscere la propria storia, avere memoria, ma anche ripensarla, rigenerarla, ridefinirla, no? Ed è una cosa che le giovani generazioni ci possono aiutare a fare. Insomma, e di questo anche parleremo. E Marzia Tomasina ha curato l'aspetto, invece, della narrazione. Nel libro sono raccontate le storie di queste aziende, alcune cose le diremo anche oggi. Ecco, questo per farvi capire qual è il contesto. Lavorare su questa idea della generazione, che è un po' il passaggio generazionale da sempre è un problema sia nelle aziende che nella nostra società ed è molto bello il titolo che è stato scelto, di generazione in generazione. Non c'è un passaggio, ci può essere una complicità, ci può essere magari un conflitto. Ci può essere e ci deve essere comunque un'alleanza ed è di questo che parleremo. Per farlo, e quindi passo la parola a Linda Gobbi, e quindi passiamo alla, alla sua presentazione. Eh, bisogna conoscerle però queste, queste generazioni. Questo è il nostro ruolo, il ruolo che da di cui da sociologi ci prendiamo la responsabilità. E come si diceva eh, adesso nel backstage, eh, prima di, di entrare sul palco, perché il motivo eh, la bellezza di essere in presenza è questo: che le cose poi belle avvengano anche prima, dopo, no? nei momenti di pausa eh, degli incontri e, e si diceva eh, alla fine la cosa davvero interessante è capire quali sono le responsabilità di una generazione piuttosto che dell'altra, quindi metterle eh, a confronto e ormai parliamo di generazioni ma in realtà ogni 3, 4, 5 anni ad esempio i giovani sono assolutamente diversi tra di loro, ma di questo sarà Linda a parlarci, eh, quindi grazie, <ride> grazie dell'invito e Linda a te. La parola. E buongiorno a tutti, grazie anche da parte mia, agli organizzatori eh, del festival, grazie a Enrico Sassun eh, della direzione scientifica, a tutti voi, grazie per questa presenza. Questo è un tema. Naturalmente ringrazio anche tutti quelli presenti in sala Francesco a proposito di presenza fisica che hanno ripreso questa bella abitudine di essere presenti, ma nella nostra vita on life teniamo insieme il digitale e il fisico. Naturalmente buongiorno anche a coloro che ci seguono in linea a distanza. Un sabato mattina dedicato a un approfondimento no, di stimoli culturali, spero davvero che sia interessante per tutti. Da parte mia il grazie e ancora più perché è da sempre da quando eh, mi sono laureata ancora da studentessa che ho incontrato la bellezza dello studio eh, delle generazioni le generazioni sociali era Tanti anni fa, era il 1982, quando ho iniziato a collaborare con IARD, il più importante istituto che ha un patrimonio di ricerca incredibile di documentazione sui eh, giovani, ha pubblicato sei rapporti sui eh, giovani italiani, da allora, appunto l'82 e l'83, ho continuato a studiare le generazioni sociali accompagnando... Tutti gli studi della demografia a invece gli studi tipici della sociologia, sono sociologa, Francesco l'ha già detto, nel 1989 abbiamo fondato il nostro istituto di ricerca, abbiamo continuato a studiare il cambiamento socioculturale, ma in particolare anche il contributo che le generazioni danno a stimolare il cambiamento perché poi anche in particolare le giovani generazioni sono sempre state portatrici di innovazioni, rivoluzioni e cambiamenti, ma quello che è più interessante nel corso degli anni, per quello che abbiamo avuto l'opportunità di studiare e continuare a verificare, è il contributo soprattutto in questi ultimi anni della della forza dello scambio delle generazioni e per questo è bello il titolo di generazione in generazione. Quando ho iniziato io la mia carriera professionale di sociologa si usavano ancora i termini infanzia, adolescenza, giovinezza. Giovani, poi si sono aggiunti i giovani adulti perché la demografia, l'andamento eh, demografico, l'andamento eh, delle nascite eh, faceva restare eh, più a lungo i, i, i figli in famiglia, ancora più giovani, allora giovani adulti, poi adulto, terza età. Per istat sono ancora gli over 65 anni: nessuno di noi, quando ci arriverà, vorrà essere considerato eh, senior. Insomma, le etichette sono state tante mai trovata una, al contrario di baby boomers o le avrete sentite dire generazione X, Y, Z, oggi si è riniziato con generazione alfa, ecco etichette che hanno sostituito quelle labels, quelle etichette che usavamo anche noi scienziati sociali per definire le, le fasi della vita. Sono cambiate, anche noi in istituto ne abbiamo definite 16 di etichette per disegnare, per profilare i gruppi generazionali, perché il cambiamento è stato così importante che anche all'interno di una fase della vita, di una generazione, tendenzialmente un tempo era 30 anni, poi oggi è nella demografia si dice 15, perché l'incontro del cambiamento socioculturale, l'innovazione tecnologica, l'innovazione nell'agricoltura, nell nella moda, insomma, il grande cambiamento che... E, e avviene nel corso dell'età evolutiva di ogni cittadino, di ogni persona, è lì che si forma e che si fissano valori e orientamenti che, che poi accompagneranno per tutta la vita. I boomerang saranno sempre rivoluzionari come i millennials, vedremo più avanti, saranno sempre orientati a un gusto estetico, Uh, significativo molto diverso rispetto a quello dei genitori. Ecco che dunque per generazione sociale intendiamo l'incontro tra identità, informazione delle persone e il contributo che famiglia, contesto culturale, immaginario collettivo e trasformazioni che avvengono grazie all'innovazione vanno a determinare dei principi salienti dei paradigmi all'interno di ogni persona. Ecco, le etichette sono cambiate, sono stati i nostri colleghi sociologi eh, statunitensi e anglosassoni a impiegare le ultime lettere dell'alfabeto, dopo i baby boomers non avevano un'etichetta creativa brillante per definire le nuove generazioni, si è iniziato a dire x y Zetta, si è riniziato ma adesso andando a vedere Francesco se mi aiuti a portare avanti eh, eh, la presentazione ecco questa introduzione di generazione in generazione abbiamo visto eh, il cambiamento incontra le persone le persone determinano un cambiamento ed è nell'età evolutiva eh, che si formano questi principi ma Jung diceva anche che l'età Evolutiva non riguarda l'infanzia, prende la vita intera perché anche i senior over 65 sono ancora capaci di de determinare il cambiamento. Ma noi oggi ne vedremo due di generazioni, ne abbiamo scelte due, sono ampie, sono fasce generazionali ampie e, e, e sono quelle, come il titolo di questo festival, le più orientate al futuro e cerchiamo di definirne le differenze. Eh, molto spesso anche nel ehm, raccontarlo, ehm, in articoli di giornali, ma anche negli istituti di, di ricerca, ma anche nelle aziende, si fa un po' confusione. Bisogna tuttavia tenere sempre presente la data di nascita e l'arco temporale perché sono, ci aiutano a Rimandare a quello che è successo nella loro infanzia e giovinezza. Per fare un esempio molto concreto, i Millennials non sono eh, il gruppo generazionale nato a cavallo del millennio, al cambio di, eh, di secolo, ma sono coloro che al cambio di millennio raggiungevano la maggiore età 18 anni. Quindi i Millennials sono nati tra il 1982 e il 1996, sono eh, quella fascia giovan di giovani giovani e giovani adulti si sarebbe detto un tempo che hanno tra i 25, i 26 e i 39 anni. Generazione Z, anche altrettanto importante definirne eh, le date eh, di nascita, l'intervallo eh, successivi ai eh, millennials, 1997 e 2012. Dopo il 2012, negli ultimi dieci anni, si stanno formando i ragazzi della generazione Alfa. È importante perché se immaginiamo, li collochiamo negli anni della loro infanzia, adolescenza e giovinezza, ad esempio i millennials, tutti noi, più adulti, ricordiamo che sono stati gli anni dell'edonismo, dell'esplosione delle marche, delle griffe, della televisione commerciale e lì si è formato il loro tratto distintivo principale e cioè un orientamento, un'attitudine, una predisposizione a tutto ciò che aveva alto valore estetico. Si sono formati con genitori che li vestivano con le marche che a loro si affermavano, eh, li portavano non più in vacanza a Bellaria ma in Sardegna, molto spesso anche eh, fuori dall'Italia, si sono affinati come gusto alimentare nell'evolvere della loro età, ad esempio con tutto il fenomeno della gastronomia, dell'etnogastronomia di qualità perché la loro educazione al gusto li ha portati a scegliere comunque, anche rispetto a budget e contenuto, il meglio. La generazione Z che nasce invece eh, eh, negli anni e che ha vive la propria adolescenza eh, nell'età anche della pre- e post-crisi industriale del 2008-2009, eh, sono bambini quando crollano lettore gemelle, eh, gemelle, hanno tutto un altro imprinting. Ritorniamo allo 2, che cosa hanno in comune? Sono tutti cresciuti con la tecnologia, ma mentre i più giovani, generazione Z, nascono con due schermi già in mano, che sono lo smartphone e i tablet, la generazione Y invece ha un uh, imprinting che è ancora analogico, studiano ancora sui testi sc sc scolastici, sui libri, scrivono sui quaderni, leggono e i libri, sono stati i più grandi lettori di, dei romanzi di Harry Potter, quindi due eh, modalità di vivere la tecnologia e poi lo vedremo anche nel mondo del lavoro, questo imprinting che cosa significa? Anzi, nella sessione precedente... L'abbiamo già sentito, i Gen Z effettivamente nativi digitali hanno un loro portato personale di innovazione, di capacità eh, di eh, innovare, di essere capaci di una cultura, diciamo un orientamento esplorativo, certamente orizzontale, ma che nel tempo hanno affinato e fanno davvero un salto. Culturale rispetto non solo alla vita quotidiana, ma anche nelle pretese della vita lavorativa. I millennia sono stati un po' sfortunati rispetto al cambiamento socioculturale. Sono stati molto fortunati, anzi, credevano di essere molto fortunati e privilegiati, sono, è la prima generazione. Che vive l'esperienza di figlio unico. Il tasso di natalità in Italia dal 1994 è di un figlio appunto tre. Sono stati soprattutto figli unici con mezzo fratello. I fratelli li hanno trovati nelle palestre, a scuola, che sono gli amici, gli amici del cuore. Ecco, questo che loro pensavano un privilegio, che hanno avuto, sono stati molto accontentati dai genitori, hanno avuto un mondo a disposizione di marche, di merci eh, 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 incredibilmente diverso dalle generazioni precedenti. Ecco, poi quando sono stati giovani, adulti, hanno studiato, i millenni sono la prima generazione ad alta formazione. Eh, sono laureati, eh, hanno fatto master, a Sonanda, è la generazione Erasmus, è la prima generazione che grazie a Dio parla, almeno per l'Italia, in modo fluente almeno due lingue. Quando hanno iniziato ad incontrare le, prime, le esperienze lavorative di adulti c'è stata, riconosciamolo, anche una delusione. Il mondo del lavoro, il mondo dell'impresa... Purtroppo viveva, era nel tempo della crisi eh, post Lehman Brothers. Quindi, eh, adeguare questa formazione, questo capitale umano che portavano i millennials. A una struttura, al mondo dell'impresa, a una società esterna che invece stava regredendo, è stata una grande sventura. E anche in famiglia non c'erano più, più quelle grandi possibilità che avevano vissuto nell'infanzia e nell'adolescenza. E quindi sono stati diciamolo, stegisti per lungo tempo, dare etichette di sdraiati è stato un po' riduttivo, almeno per noi scienziati sociali, sono articoli a grande effetto giornalistico che segnano anche una condizione che hanno vissuto indubbiamente, ma c'era anche una famiglia, un contesto familiare. Un mondo dell'impresa, ma una società nel suo insieme che era altrettanto sdraiata. Sono stati due, due sdraie di Bellaria che sono incontrate. Quando c'è una possibilità e c'è stata una regenerazione, ma anche per il millennio hanno trovato energia dai loro fratelli minori che non hanno vissuto questa eh, condizione, sono cresciuti con eh, maggiore, come possiamo dire, frugalità, parsimonia, quindi non hanno avuto in educazione un'imprende di alte aspettative. Le aspettative sono state tutto sommato contenute, ma i loro fratelli minori Gen Z hanno avuto a disposizione tanta tanta tecnologia che ha permesso di esplorare un mondo fuori da sé che non era solo quello di prossimità familiare o scolastica. Ecco, questa differenza è stata davvero molto importante e entrambe le generazioni nelle code si incontrano, Gen Z finisce a 24 anni, Millennials 25. Ecco, in questa età di mezzo le energie positive, propositive si sono incontrati e entrambi si, sono, si stanno orientando queste generazioni, ripeto, altamente formate, mediamente, altamente formate, mediamente ci sono diplomati, poi è vero, ci sono delle fasce di giovani ragazzi che ne studiano, ne lavorano, insomma le sacche di differenza e di eh, disagio sociale ci sono sempre state e continuano a esserci ma sono molto diverse. La tecnologia ha aiutato tutti molto a implementare, che cosa? Per Gen Z il loro talento è una generazione di videomakers, hanno visto i videogiochi e la tecnologia gli ha permesso a loro di essere autori di performance e ognuno rispetto a un proprio talento, una propria passione ha prodotto su TikTok danze, canti, musica, eh, guardando Masterchef si sono, eh, eh, hanno sperimentato tutte le ricette che per gli intrecci generazionali sono andati a chiedere alla nonna e ai nonni, non alla mamma perché le mamme lavoravano e cucinavano poco, e grazie a Dio l'industria alimentare le aiutava tantissimo: le mamme di questi ragazzi. Eh, la generazione Y che continua ad avere una. Atteggiamento piuttosto critico e valutativo perché hanno potuto scegliere tanto grandi marche, le marche dell'eccellenza. Ma anche quando, eh, ad esempio, nell'industria della moda c'è stato eh, l'avvento di Zara in Italia piuttosto che H&M, sono andate a vedere le punte di qualità di quell'offerta, non sono. Non si sono mai accontentati eh, del ribasso. Ecco per loro la loro creatività ha continuato a essere alimentata da tutto quello che è l'atteggiamento di networking. Hanno fatto gruppo e in azienda. Questo è importantissimo, non tanto per la retorica. Eh, costruiamo team, team piccoli, team grandi. L'importante è coinvolgerli e dare delega di compiti, perché questo è il tema di una loro caduta no, e delusione. Perché sanno di essere preparati, ma non vi è mai stata una delega di fiducia e una delega di competenza, poiché sono cresciuti in una cultura eh, eh, analogica che ha dato molta importanza ai propri maestri, ai propri allenatori, una delega di fiducia che ancora continua a essere altissima, ne parleremo con le aziende di questo panel, alle marche, i millennials, tutta quella generazione ha una grande fiducia nella marca, ma soprattutto in quelle marche che, nelle quali riconoscono i propri principi, orientamenti, atteggiamenti, gusto, attenzione alla filiera, perché la grande scossa antropologica, hai voglia di dire tecnologia, ma la scossa antropologica di questi ultimi anni importantissima è il concetto di sostenibilità sicuramente ambientale ma attenzione queste generazioni chiamano a una sostenibilità sociale sono attivi propositivi e chiedono che sia radicalmente cambiato il contesto dei diritti civili eh, delle eh, disuguaglianze il movimento MeToo come eh, Greta o il movimento del Friday for Future parlano di diritti civili, di cambiamento delle relazioni eh, eh, sociali, chiamano le città, le istituzioni, siamo a Verona, c'è cioè un importante gruppo editoriale, io sono di Vicenza, quindi mi sento particolarmente eh, coinvolta. E, e, e ringrazio anche per eh, l'articolo che è stato scritto su queste due generazioni, ecco anche le città eh, e le, i, i, i gruppi editoriali così importanti devono essere vicino e assumere questi orientamenti, questi valori, farle proprie e andare avanti insieme. Quindi scossa antropologica, innovazione sociale, Sostenibilità ambientale, cambiamento del clima, diritti civili, un nuovo modo di vivere la città, un nuovo modo di considerare l'intera filiera dell'economia circolare, materie prime, come si fa agricoltura. I giovani Gen Z, ma anche tanti millennials, i millennials più nelle start-up ad alto contenuto tecnologico perché sono più formati, Gen Z sono ancora piccoli, hanno ancora un percorso di formazione eh, da coinvolgere. Guardo Fastweb, guardo Garanarolo, eh, guardo Herno, per tutta la filiera della moda l'economia circolare è molto importante. I millennials oggi dalle nostre ricerche in istituto stanno attenti alle etichette, quale percentuale di fibre ehm, plastiche o chimiche siano presenti, eh, privilegiano le fibre naturali, ma laddove una marca si fa carico dell'intera filiera delle materie prime fino alla loro dismissione, danno fiducia a quella marca e la scelgono. Uh, Gen Z ritornano a essere contadini perché? Perché la tecnologia gli permette di evolvere, di riprendere le tradizioni, la cultura, l'amore per la terra che vivono nei loro nonni e nei loro genitori, ma sapendo di poter dare un contributo di innovazione molto importante. Ecco, per questo è, 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 è bello parlare delle generazioni sociali, non solo come demografia, ma, ma come... come il cambiamento socioculturale incontra le giovani generazioni, queste generazioni saranno così fino alla loro terza età, chiamiamola come vogliamo, ma nel percorso della vita naturalmente ci saranno altrettante scosse, altrettanto cambiamenti e le istituzioni e le aziende e i gruppi territoriali e i media e le università e le divisioni HR devono ascoltarli, devono osservarli, devono fare ricerca, è una scienza quella scien della, eh, dello studio delle generazioni per incanalare queste energie positive. Abbiamo bisogno di certezze positive, ce le stanno fornendo per disegnare un futuro. Eh, never norma, ma, ma non è detto, speriamo che ci sia invece una normalità e speriamo che sia una normalità che contenga queste spinte innovative di queste generazioni. Proviamo a vederlo, proviamo a vederlo adesso, grazie Linda, con eh, un confronto. L'idea era quella di avere diciamo, questo scenario e, e in modo molto aperto e libero cominciare a ragionare, riflettere e fare delle verifiche anche. Con ciascuno di voi. Io partirei proprio da Roberta perché si è parlato tanto di tecnologia, di differenze generazionali sul tema della connessione, della presenza digitale, eh, mi raccontavi, voi siete una comunità importante di 3.000 persone, gli GZ non sono tanti, mi dicevi una ventina per ora, sono molto giovani. Però mi dicevi che insomma, su questi valori già voi individuate delle differenze e poi se posso dire, visto che ti occupi comunque anche di Comunicazione di Brand Empowerment, voi come azienda avete fatto anche delle scelte sui testimoni più che testimonial, che sono tutti Gen Z. No? Però ecco tutti, su questo, sì. Roberta, lasci tu un tuo punto di vista. Grazie Francesco e buongiorno a tutti. Um, sì, è vero, noi abbiamo scelto di, di puntare sui, sui giovani talenti e quindi i nostri testimoni, come li hai definiti giustamente tu. Eh, sono stati per noi una, commessa, una scommessa vera e propria, nel senso che Filippo Tortu eh, è con noi dal 2018, quindi quando ancora naturalmente doveva esprimersi in tutte le sue corde, in tutta la sua espressione anche di, di atleta italiano che lo ha portato poi quest'anno a questi, questi grandi risultati che hanno reso orgogliosa l'Italia. Ecco, questa è stata sicuramente una scelta che va nella direzione di proprio individuare i, i giovani talenti e affiancarli nella loro crescita, nel loro percorso e nella definizione no, del, del, del loro futuro. È una scelta che abbiamo fatto, eh, come ricordavi giustamente tu, anche nel momento in cui, eh, diciamo in, in tempo di, di pandemia, quindi di grande incertezza anche per, per eh, il mercato del lavoro, abbiamo assunto. 200 persone, quindi questo assolutamente è stato un, un segnale che abbiamo voluto dare, ma anche alle nuove generazioni di, 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 di fiducia, di speranza, eh, nel senso che eh, evidentemente l'importanza di cui poi abbiamo parlato, come dicevi anche prima, della responsabilizzazione eh, ha sicuramente eh, presa sulle nuove generazioni, nel senso che eh, un esempio molto concreto che mi viene in mente a questo proposito è stata una delle iniziative di quest'anno di, quest di FASTU nei confronti dei dipendenti, nel senso che è stata eliminata la timbratura del cartellino, che è un po' fantoziano no? pensare ancora a questo cartellino fisico, anche digitale, questa cosa non c'è più, il che vuol dire che le persone sono misurate per i progetti, i risultati che portano e per come si relazionano nei confronti del lavoro ma anche nei confronti degli altri. Questa diciamo Sicuramente è un aspetto molto innovativo, eh, tant'è che eh, diciamo anche le, eh, i risultati da questo punto di vista della reputazione esterna ci danno, ci danno ragione, nel senso che l'impatto reputazionale abbiamo visto che è più alto proprio sugli under 35 per quel che riguarda Fastu, quindi rispetto alla media. Quindi questo vuol dire che abbiamo attivato un ascolto, abbiamo attivato un, comunque un dialogo e lo abbiamo fatto sia internamente sia esternamente all'azienda. Questo in che modo? Allora cominciamo subito col dire, eh, dire che di fatto le telecomunicazioni storicamente non hanno avuto una buona eh, reputazione, eh, la media del comparto è abbastanza insomma, bassa potremmo dire a livello reputazionale, però ecco... Da questo punto di vista, eh, Fastweb ha cercato di attivare, come dicevamo prima, di scrivere un patto di fiducia, e questo lo stiamo facendo già da anni, con tutte quelle iniziative che abbiamo riunito sotto il cappello della narrazione eh, Niente Come Prima. Cosa vuol dire questo? Abbiamo eliminato i vincoli, abbiamo eliminato i costi nascosti, i costi di cambio piano, cioè tutto questo che può davvero essere ricondotto sotto un patto di fiducia che è assolutamente rilevante per le nuove generazioni, perché un brand che si presenta come autentico, che vuole cercare di scrivere un nuovo capitolo in questa storia della relazione, Pensiamo, crediamo veramente che parta col piede giusto. Stiamo lavorando infatti anche nel colmare tutta una serie di, di, di gap che ci sono, gap culturali evidentemente, ma naturalmente c'è un tema anche di connessione che nei grandi centri urbani è di un certo tipo, le aree grigie e bianche soffrono di più. Abbiamo un'Italia un meravigliosa, ma estremamente variegata da un punto di vista territoriale e questo. Proprio per questo eh, l'impegno di Fastweb è quello di chiudere questi gap e mettersi al fianco delle persone per costruire il proprio futuro. Dove la tecnologia e la connessione, eh, che deve essere affidabile, che deve essere solida evidentemente, è sempre comunque un mezzo. È un mezzo ma proprio perché si mette a disposizione delle persone e questo lo fa tutti i giorni e lo fa anche con iniziative molto concrete come la nostra Academy, che esiste di fatto già da, da dieci anni, è totalmente gratuita e si mette al fianco proprio dei, dei giovani, e delle nuove generazioni, delle donne, eccetera, con l'obiettivo di eh, eh, diciamo, realizzare dei percorsi formativi, dei corsi altamente professionalizzanti che Portino i ragazzi anche a, ad avere più confidenza, con eh, per esempio, con il mondo della cyber security, il mondo del cloud, quelle professioni che oggi, se guardiamo gli annunci di lavoro, sono delle etichette che possono anche essere un po' eh, insomma, eh, disorientanti, no? Eh, il data analyst concretamente cosa fa e con l'Academy vogliamo un po' entrare più nel merito e raccontarlo. Ecco questo, ne parlavamo anche prima, crediamo sia una, una forte responsabilità eh, dei brand e delle aziende, laddove eh, le istituzioni talvolta... Faticano ad arrivare, ma mh, per motivazioni assolutamente comprensibili e variegate, i brand hanno il dovere di mettersi al fianco delle nuove generazioni, al fianco delle donne. Noi, per esempio, quest'anno siamo stati partner, ma non è assolutamente il primo anno anzi, di Stem in the City per raccontare le materie scientifiche alle donne, alle ragazze, cioè, ehm, ecco, da questo punto di vista sentiamo una forte responsabilità proprio di, di, di supporto e di mh, ecco, metterci. Al del fianco delle persone delle nuove generazioni e eh, per far capire loro che eh, vogliamo essere un brand vogliamo far capire che siamo un'azienda di cui ci si può fidare al 100% eh, se scontiamo ripeto una reputazione del comparto non non così mh, insomma brillante per vari motivi ma, ma fast web ha, ha fatto un grande lavoro sta facendo un grande lavoro e lo potenzierà nei prossimi anni abbiamo un progetto molto interessante che eh, riguarda proprio la, un piano che va a finire al 2025 sulla trasparenza, sull'innovazione sul, sul, tecnologica e la responsabilità sociale, che vuole proprio raccontarsi e raccontare ai destinatari che cosa veramente vogliamo fare in termini di responsabilità sociale. Ecco, questi credo che siano degli ambiti, eh, certo la narrazione è importante, perché se facciamo tutto questo però non lo comunichiamo adeguatamente, ma veramente credo che ormai da... Da, da qualche anno a questa parte l'azienda tutta si sia messa in campo dal, dal primo all'ultimo di questi 3.000 che avevi citato eh, dipendenti ma che sono anche imprenditori cioè sentono a loro volta molto forte l'impegno nel voler ecco, raccontare tutte queste iniziative dalla CSR al, quindi il del discorso della responsabilità il discorso dell'inclusione eh, il discorso della lotta al cambiamento climatico le stiamo facendo nostre ognuno di noi e ognuno di noi diventa portavoce, tant'è che abbiamo una, una community di cosiddetti social ambassador, ma eh, sono proprio persone che, che hanno voglia di raccontare e di condividere con le loro esperienze da un lato sui social, ma dall'altro anche di eh, occasioni di esposizione come questa. Con un pubblico attento e sensibile, ecco, ehm, sicuramente su questo abbiamo un grande, un grande impegno trasversale. Per cui grazie uh, dell'opportunità. Figurati, grazie a te. Poi magari faremo un secondo giro veloce per tirare un po' le fila, ma alcune delle cose che tu dici vanno molto nella direzione di quello che noi qualche anno fa abbiamo definito: il passaggio in comunicazione dallo storytelling allo story doing, no? che può sembrare un gioco di parole ma è molto vicino a quello che tu dici, cioè se prima era importante in quei famosi anni che Linda descriveva raccontare bene le storie, comunicare, però poi purtroppo le storie che si raccontavano erano favole nel senso che non corrispondevano alla realtà, oggi questi ragazzi, soprattutto il Gen Z, pretendono che le storie che noi raccontiamo poi siano vere, siano autentiche, raccontami quello che tu fai. Perché sono nello stesso tempo, noi li, li definiamo pragmatici illuminati. Perché è vero che hanno anche una visione al futuro, sostenibilità, pensano molto al futuro, al loro futuro e pretendono anche dagli adulti di prendersi le loro no, responsabilità. Ma nello stesso tempo sono anche molto pragmatici, cioè non lo fanno in termini ideologici, ideali, lo fanno in termini molto concreti di ricaduta sulla loro esperienza e sulla pretesa che hanno di vivere comunque bene. No? Ecco, allora. Per questo a noi sembrava così interessante mettere a confronto due realtà apparentemente così distanti, no? Perché con Miriam Rosara Finocchiaro prima parlavamo, non so, degli allevatori. Io vorrei partire proprio da quello Miriam, poi tu ti occupi di comunicazione, di DCSR, quindi assolutamente anche tu dacci la tua opinione su quanto Linda ci ha raccontato. Però tu ci dicevi quando installa eh, il papà. Eh, insegna magari al figlio o comunque in strada eh, i, i, i figli in questa che può sembrare un mestiere antico in realtà già lì avviene qualcosa di molto interessante che voi potete in qualche modo verificare quindi partiamo da quello sì, Granarolo se potessi sintetizzarla è una filiera è una filiera quindi che ha una parte allevatoriale ci sono 600 e passa allevatori in 12 regioni italiane una parte trasformativa, quindi gli stabilimenti nei quali noi prendiamo questo latte e lo trasformiamo. Nasce anche come società, società che si riscatta dalla povertà, nel senso che è una cooperativa. E quindi mezzadri che insieme si uniscono nel 1957 decidono eh, di riuscire a fare qualcosa da, eh, da soli. Parto da questo perché eh, proprio il modello cooperativo mi sembra, alla luce di quello che eh, diceva Linda, di grandissima attualità. Eh, lo dicono moltissimi studi, ovviamente non lo dico io, eh, ma eh, sono proprio le generazioni Z che guardano il modello cooperativo come un modello che può cambiare completamente eh, la prospettiva. E tornando alla domanda, quegli allevatori che eh, avevano figli millennials che si sono laureati eh, e che non hanno proseguito eh, l'attività dei padri, hanno costretto i padri a chiudere le stalle. Negli ultimi anni abbiamo perso 10.000 stalle in Italia, quindi un numero molto importante, dico come mercato italiano ovviamente, non come azienda. Eh, quello che è successo invece più recentemente... E questo ovviamente ci riempie di gioia: è che le nuove generazioni iniziano a tornare all'interno di, di questi ambienti. I papà sono agricoltori e allevatori, chi è allevatore in Italia non è solo allevatore, ovviamente ha anche dei campi iniziano ad avvicinarsi ma in modo diverso, ovviamente fanno un percorso di studi molto più importante di quello dei padri che spesso hanno le mani grosse della quinta elementare, si avvicinano e fanno agraria, veterinaria, fanno studi di genetica e ritornano all'interno di quegli allevamenti portando un contributo molto importante. Al, ai, ai padri consentendo loro anche di attuare diciamo, un cambio importante anche nell'ottica della sostenibilità perché portare robotizzazione all'interno delle stalle vuol dire fare sostenibilità, consentire agli animali di andare a farsi mungere eh, di, di andare a, a farsi mungere quando lo desiderano perché eh, eh, parlare di impatto ambientale all'interno delle stalle è un tema molto ovviamente di attualità, vuol dire curarsi di quello che si fa, vuol dire utilizzare magari i, gli scarti per fare qualcosa come il biometano, il biogas e quindi attuare quell'economia circolare di cui tanto si sente parlare. Eh, torno un pochino indietro a quanto accennava Linda nella sua introduzione dicendo anche che quello a cui assistiamo è un cambio di passo importante. I nostri nonni eh, compravano il prodotto, il latte, le nostre mamme compravano il brand. I, nuovi raga i ragazzi di oggi comprano l'etichetta e eh, a questo aziende come Granarolo devono prestare moltissima attenzione. Perché cosa vuol dire? Vuol dire che noi in etichetta dobbiamo raccontare attraverso un QR code o, o qualsiasi altra modalità tutto quello che c'è dietro un bicchiere di latte. Ancora oggi, spesso in azienda, arrivano ragazzi che non collegano il fatto che la mucca faccia il latte col fatto che la mucca ha partorito. E, ovviamente questo va raccontato, <coughs> bisogna raccontare quanta complessità c'è dietro il lavoro di produrre un bicchiere di latte perché vuol dire essere 365 giorni all'anno all'interno della propria stalla, perché non c'è Natale, non c'è Capodanno o Pasqua per questi allevatori. Allora, quello che voglio dire è che l'avvicinare anche attraverso l'etichetta le nuove generazioni alla complessità eh, è qualcosa che, di cui ci stiamo facendo carico e parallelamente ovviamente attuando anche grazie a quelle persone che ci sono più vicine, quindi i figli di questi allevatori, così come invece i colleghi eh, più giovani che entrano all'interno della produzione, quindi del processo di trasformazione, dicevo in qualche modo attuare quella transizione ecologica e sociale molto importante. Voglio essere concreta e non astratta per parlare sempre perché altrimenti rimane sempre qualcosa di nebuloso. Quando parliamo di transizione ecologica nelle stalle, parliamo di economia circolare come trasformare le deiezioni animali in biogas biometano, parliamo di benessere animale all'interno delle stalle misurato. Se entriamo all'interno della trasformazione vuol dire eh, produrre con meno acqua, con meno energia, producendo con cogenerazione. Vuol dire anche, eh, però, stare più attenti a come si è in azienda, quello di cui ci stiamo accorgendo, che quando entrano nuove generazioni non sono poi mica così disposte a fissare un appuntamento alle 18 e 30. Quindi, eh, come dire, la conciliazione, per esempio, dei tempi di lavoro e dei tempi di vita passa anche attraverso un cambio generazionale all'interno delle nostre aziende. Eh, L'introduzione di nuove generazioni aiuta questo cambio, aiuta questo cambio di importante di agenda all'interno delle, delle nostre aziende. E questo eh, è, importantissimo. è importantissimo perché riporta anche un giusto equilibrio all'interno delle nostre aziende. Questi stessi ragazzi sono nativi digitali spesso e riescono a, a fare cose che per noi sono più difficili da fare sono più difficili perché non siamo nati in quella dimensione, loro ragionano già in una dimensione diversa, che è spesso di associazione fra più elementi, cioè l'idea di connettere tanti elementi è già intrinseca nel loro DNA e questo agevola moltissimo anche quel processo eh, di narrazione, ma che ovviamente passa attraverso il doing che noi dobbiamo raccontare all'interno delle etichette. Da poco, per esempio, sono partiti anche una serie di progettualità all'interno dell'azienda, quindi dell'SPA, ehm, eh, che sono eh, partecipativi. Faccio due esempi concreti anche qua. Uno è un progetto che inizialmente si chiamava Archimede e che oggi si chiama Grit Job perché ci siamo internazionalizzati e siamo andati all'estero. E che dà la possibilità a chiunque in azienda di suggerire dell'innovazione che possa essere in qualche modo introdotta. Innovazione a 360 gradi, che può essere di prodotto, di processo. Questo ha mosso delle energie vitali forse anche soppite, anche in persone che per esempio eh, sono in azienda da tanto tempo ma che non si, sono, non si erano mai fatte avanti. Da alcuni anni abbiamo questo progetto e questo progetto riscuote un grande, una grande partecipazione. Spesso anche più funzioni lavorano insieme per, eh, per in qualche modo portare avanti un'idea utopica, torno un po', no? e che delle volte però riesce in qualche modo a far breccia. Dall'altra parte invece eh, c'è l'idea di non rimanere chiusi in azienda, quindi abbiamo per esempio creato un acceleratore multiazienda, si chiama Agrofood Business Innovation Center, che riunisce più aziende, con noi anche se il socio fondatore è Granarolo, ci sono Conserva Italia, Eurovo. Uh, Ima, Gellify e Camst, uh, e andiamo a cercare delle start-up innovative uh, che possano in qualche modo aiutarci a compiere il nostro processo. La differenza sostanziale fra noi e i tanti acceleratori che sono presenti in Italia e all'estero è il fatto che noi abbiamo detto un presupposto deve essere quello di mettere a disposizione gli stabilimenti. Quindi dare concretezza a un'idea, fare in modo che un'idea embrionale nata magari in seno a uh, un master post universitario o alla fine di un percorso di studi universitario possa in qualche modo essere declinata nella realtà. A noi questo sembra il modo migliore per portare innovazione alimentare. Delle volte i ragazzi Proseguono nella loro strada quando sono dentro le start-up, riescono a fare quello che si chiama scale up eh, e quindi a, a declinare lo, la loro idea non solo all'interno di un'azienda come Granarolo, ma anche in o Conserva Italia o IMA o, o CAMS, ma anche all'interno di altri contesti. Altre volte per varie ragioni magari non arriva a concretezza e decidono magari di prendere delle strade. Ma abbiamo visto che. Come dire, eh, andare oltre la mentorship, no? eh, andare oltre eh, la formazione o il supporto economico, dà a questi ragazzi anche eh, così la forza di dire ce la posso fare. Ecco, Questo è un pochino eh, quanto eh, mi piaceva rappresentare in questa sede. Grazie. Francesco, Grazie. prima di passare la parola a, a, a Erno, a Dottor Marenzi, eh, un, approfitto per, ecco. di quello che ha detto Miriam per sottolineare un altro luogo comune che si è preso come critica alla fase della giovane età dei Gen Z o dei Millennials, che nel mondo del lavoro, nei colloqui, non sono disposti a tempi di lavoro lunghi, di lavorare il sabato o la domenica, come stavi dicendo dopo le 18. Io credo che sia molto importante quello che Granarola e Miria sta dicendo per tradurre davvero uno spirito... Uh, propositivo e positivo di queste generazioni, soprattutto dei millennials, che sanno molto bene, hanno bene in mente cosa vogliono fare da grandi, non sanno ancora come, ma insomma ce l'hanno bene in mente, hanno veramente un sogno, una visione della loro vita e che invece i millennials hanno accettato, ma anche i più adulti. Ma perché le riunioni devono durare fino alle 9 o alle 10 di sera? quando poi anche magari la tecnologia, l'abbiamo visto con la pandemia, no? può ehm, equilibrare il tempo di vita e il tempo di lavoro. Mi pare davvero molto, molto interessante questo esempio perché interrompe quella critica di giudizio come per gli sdraiati che i giovani vogliono lavorare meno. No, vogliono lavorare il giusto, con una corretta retribuzione e meglio, e meglio anche per quel gap eh, di gender che eh, il mondo femminile non ha potuto, proprio per questo, avere una carriera professionale adeguata alla concentrazione di tempo di vita e di famiglia. Per fare le riunioni alle 8 di sera, al sabato, e giri il mondo e non c'è... Eh, Confine tra la vita familiare e privata e tutto quello che vuoi dare con generosità e ottimismo anche alla tua azienda, perché i giovani paradossalmente vogliono bene alle aziende, poi sono disposti anche a cambiare se le aziende non vogliono altrettanto bene alle giovani professioni. Sì, diciamo, Mi sembrava importante sottolineare sì, diciamo che il, tema il pregiudizio della... che non vogliono lavorare tanto. Sì, diciamo non che è il tema della responsabilità, tra l'altro, era il tema da cui volevo partire con Claudio Marenzi che ringrazio in modo particolare perché è quello che ha fatto il viaggio più lungo per arrivare stamattina qua a chi ha scelto di non essere in presenza quindi Claudio grazie davvero come sempre della tua disponibilità e parlavamo con te sempre nel backstage sulla responsabilità tra l'altro tu rappresenti nel panel la tipica azienda familiare fondata dal tuo papà, tu poi sei entrato, hai detto è una sorta, è stata anche una sorta di, di start up perché hai cambiato tante cose, hai due Figli, uno di 21 uno di 24 anni, che appartengono a quelle generazioni, e dietro dicevi, poi bisogna però non avere una visione paternalista e dare a loro delle responsabilità o che se le prendano responsabilità. Ecco, io vorrei partire da questo e poi magari facciamo un ragionamento sulla moda, sistema moda che tu da sempre rappresenti eh, con cariche importanti anche con una certa fatica, ma insomma, partiamo dalla responsabilità. Grazie Francesco, buongiorno a tutti. Tu mi fai partire dai miei figli. <ride> <ride> sì. Story to Inca. Eh, beh, diciamo che mh, non li ho... Come dire, ehm, considerati diversi de, de, in qualche modo in questo campo dalle persone che sono in azienda, dai, dai miei collaboratori principali, insomma, dandogli da subito eh, la, le loro responsabilità, anche nella loro vita, come ti dicevo prima, vuol dire, mh, nella loro vita di tutti i giorni scolastica, sportiva, siamo tutti, come, ti, come tu sai molto sportivi, di cui uno è tra i migliori al mondo del suo sport. Eh, detto questo, la responsabilità di, di, dire, di fare quello che vogliono, sapendo che alle spalle c'è il padre, come l'azienda, sapendo che alle spalle hanno il presidente, l'imprenditore e per cui dire anche i miei manager, prendersi le proprie responsabilità, sapendo che però quello che fanno è direttamente eh, diciamo così, legato a loro. Per cui dire, il concetto è sei solo, cioè la tua responsabilità è perché sei solo, tu sei responsabile di quello che ti capita, quello che tu fai è quello che eh, sarai. Per cui, sapendo che comunque dietro c'è qualcuno, però la responsabilità, è, la responsabilità è fondamentale, perché in qualche modo è quella che è mancata, parlando di generazioni, è un po' mancata alla nostra. Io sono 62, per cui Baby Boomer è... Noi siamo un po' la generazione di Peter Pan, come qualcuno ci ha, ci ha dipinto. Ma è un po' vero. Cioè noi abbiamo demandato responsabilità in tutti i sensi, anche di govern dal governo alle al governo delle aziende, fino a qualche decennio fa, e adesso, in qualche modo, non vorrei essere un po' diciamo così, controcorrente. Ma io direi adesso eh, stiamo cercando di, di, di responsabilizzarci ancora una volta, responsabilizzando i più giovani, per cui anche questo modo di responsabilizzare i giovani, i, i millennials, ma anche le generazioni Z, perché il futuro è loro e per cui dovete essere voi partecipi a questo, dalla Greta Thunberg in avanti, e io trovo di responsabilizzarsi, e per cui non corretto. Cioè, noi, se il futuro è loro, siamo noi che dobbiamo in qualche modo darglielo, e non darglielo adesso, se no gli diamo il presente. Se noi pensiamo che i nostri giovani siano eh, eh, il, quelli del futuro e per cui oggi devono disegnare il futuro, non gli stiamo dando il futuro, gli stiamo dando un presente senza un passato. E per cui la cosa peggiore per cui noi dobbiamo darci una responsabilità e per quello che come ti dicevo appunto peniti le tue responsabilità ma c'è sempre una, una guida e se ne parlava prima anche con, 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 Miriam, con Miriam giusto? Sì. Sì. Eh, per il eh, no, discorso delle, delle generazioni che entrano nelle, nelle, nelle stalle e eh, portano innovazione probabilmente porteranno innovazione ma sopra non so come dire la visione che ha, un, che ha bisogno anche di un'esperienza deve essere portata dal padre, no? per cui sì, tu porta l'innovazione, però ti, il business deve essere comunque gestito con, una, eh, con la dovuta attenzione al passato, insomma, per cui a quello che c'è stato. Questo è fondamentale, ed è fondamentale in un'azienda, è fondamentale con, con i figli ed è, ed è fondamentale, è fondamentale per, a mio avviso, eh, creare delle generazioni migliore delle nostre noi, noi veniamo anche da, da generazioni di, di contrasto no? 68 e quant'altro grande in effetti, conflitto, conflitto generazionale in effetti adesso c'è di meno è paradossale adesso io prendo Greta come esempio perché in effetti era, era più eclatante no? per cui questa ragazza che ha veramente ha portato l'attenzione di tutti un tema che era già, eh, era già sul tavolo ed era già sul tavolo anche delle aziende in chi più eh, parlando di greenwashing, chi invece più realmente, però fondamentalmente era un tema, non è che ha fatto la solo sottolineato, eh, però lei ci sta aggredendo da quel punto, ha aggredito tutti, ha aggredito i grandi, ecco, non è mai successo che chi aggrediva in questo modo venisse quasi... Incensata. Eh, incensata, per cui è una specie di masochismo eh, mondiale, no? più, più ci dice che siamo dei, dei, dei disgraziati, più ah, bravo, eh, che In effetti è particolare. No? Però ecco, è una cosa diversa dal passato, per cui le generazioni sono molto più ascoltate in questo momento, molto più ascoltate anche perché eh, eh, è vista, sono, viste come, eh, sono viste anche come consumer. Questo è un altro aspetto che se si vuole insomma, è, è naturale. Però è un'accezione anche un po' negativa, no? cioè sono, sono, dei, sono dei clienti per cui, perché anche la digitalizzazione ha cambiato il concetto di consumer, certo, per cui i consumer certo. sono anche il like, no? adesso noi una volta il consumer era, era quello che entrava in qualsiasi, acquistava qualcosa per cui era denaro, adesso sì, non continuo. è neanche più denaro, il consumer è un like è influenza no? d'opinione sentivo no? prima parlare no? di milioni di visualizzazioni uno, adesso, milioni di visualizzazioni siccome, adesso la dico in maniera brutale la visualizzazione non si mangia ecco, per cui dire non è che sia un valore e invece, invece sta diventando un valore eh, importante per cui avere attenzione da queste generazioni che sono poi quelle che usano questo strumento è importante allora c'è questa attenzione c'è questa attenzione che diventa eh, come dire no? eh, eh, trasforma una, un potenziale, eh, come dire, eh, tuo mh, mh, contrasto, invece in un, uh, in un cliente. Per cui quella no? no, Greta Tumba che, ti, che, ti, che ti, da una parte ti attacca, dall'altra diventa certifica. Eh, a, a questo proposito, volevo riprendere il concetto dell'etichetta che so che ti è molto caro. No? Sì. Cioè quello che diceva Miriam, prima si era sì. interessati al marchio, oggi si è interessato all'etichetta. Tu hai sì. fatto grandi battaglie anche nel mondo del tuo sistema. No? E sostenibilità sì. e processi, oltre che il sì. nome. Allora, faccio una piccola sì, un parentesi su questo: sostenibilità. Nella moda se ne parla tantissimo, noi siamo tra l'altro uno dei settori più esposti. Infatti. A parte che in maniera direi quasi forse anche un po' forzata siamo stati eh, descritti come uno dei, il secondo eh, settore più inquinante. Dico un po' forzata perché per esempio sul consumo di acqua, piuttosto che c'è un po' della mistificazione, perché poi non è che noi consumiamo l'acqua, è, è un'acqua che poi viene trasformata anche nelle stesse... Nelle, nelle stesse eh, tintorie piuttosto che per cui dire fondamentalmente ci sono bisogna un po' rivedere i, i, i valori e poi c'è da, 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 da differenziare la moda quella che poi facciamo fondamentalmente in Italia l'alto di gamma e il mass market perché il mass market è un'altra cosa quello è, che fondamentalmente in Italia, con l'Italia non ha più eh, relazione mm. detto questo sulla sostenibilità c'è una grande attenzione un'attenzione dei giovani e anche qua però si sono fatti un po' di qualche errore, in questo senso, eh, generazione Z è gener molto attenta alla, alla sostenibilità, però qui non c'è solo una questione demografica, bisogna la lavorare anche sulla parte geografica. Allora, la ehm, eh, generazione Z che è attenta a, alla, alla sostenibilità è geograficamente collocata in Europa e negli Stati Uniti fondamentalmente. Però queste generazioni normalmente hanno un potere d'acquisto limitato, che invece in altre aree tipo Asia e Russia e Medio Oriente non lo è. Queste non hanno un'attenzione alla sostenibilità come l'hanno questi, questi paesi, per cui, ma sono grandi consumer per cui il consumo che noi diciamo che adesso anche di la moda viene fatto molto dalla generazione Z, ma viene fatto dalla generazione Z dell'Asia che non hanno un'attenzione una, un alla sostenibilità come noi immaginiamo. Mentre invece ce l'hanno da questa parte, però sul mass market, non sulla, diciamo, sulla, sulla nostra... Qui questo è per, per inquadrare il tutto, per cui bisogna stare attenti da questo punto di vista. Eh, detto questo, sì è vero, le etichette sono molto importanti. Eh, i processi sono molto importanti il fatto che sia vero è molto importante ahimè poi tutto questo si, si sviluppa anche nelle certificazioni e le certificazioni invece ogni tanto sono, sono carte come tu sai io ho iniziato ma ho iniziato per me però per questo è io ho iniziato a lavorare sulla sostenibilità nel 2010 ma rendendo tutti i miei siti produttivi eh, autonomi sotto l'aspetto dell'energia diciamo banalmente, dei, degli impianti fotovoltaici, non è che ho fatto chissà che cosa, no? però io, i nostri, dove, dove noi produciamo, quasi in tutti i nostri prodotti dove produciamo, siamo a impatto zero da quel punto, ma l'ho fatto perché mi piaceva l'idea di, di, per, per me. Allora non, non si pensava ancora tanto alla sostenibilità. Il primo punto, il primo, eh, punto vero, come tu sai, è stato quello di, eh, nella moda, siamo stati i primi, insieme al gruppo Radici a lavorare sul PEF, sul Product Environmental Footprint, esatto. già eh, presente in altri settori, ma nella moda no, nel 2013, e per cui l'impronta ambientale dei, eh, dei capi, e lì si parla di etichetta, esatto. no? per cui eh, dire, mettere su un'etichetta quanta acqua si consuma per una determinata giacca, quanto CO2 si produce, tutta una serie, sono 12 parametri, tutta una serie di parametri. Io ho avuto la mia, la mia rete commerciale e ovviamente i miei che volevano ammazzarmi perché era, una, era una, come dire, una, un coming out, no? dire ma perché dobbiamo dire quanto consumiamo, quanto... E, e faccio sempre l'esempio, insomma, tinte al ganarolo, dico beh allora ma se, se non c'è un numero assoluto, dire che questo yogurt è il 50% in meno di grassi, ma se non so se parto dalla, dalla panna, o dal latte scremato, eh, il 50% eh, sarà diverso. No? Per cui se parto da un dato di una riduzione del CO2 in una città e, e prendo come riferimento Londra eh, 890, è un conto, e se prendo invece Londra 2021, la riduzione, insomma, no? e questo vale per... Per cui mi sono detto diamo dei, dei valori assoluti e da lì incominciamo a lavorare ogni anno sulla riduzione che poi ha portato alla nostra linea Glob, dove tutto all'interno all di quella linea è completamente eh, mh, sostenibile dal tessuto, ci sono tessuti biodegradabili, biodegra mh, mh, biodegradabili Però... o riciclati o, o, o riciclabili. biodegradabile devo dire che è il, il, un po' il, la chicca che abbiamo, insomma anche poi è una abbastanza in abbastanza esclusiva. Però ci siamo pochi, anche qua, io due settimane fa ero a un convegno mondiale dell'abbigliamento e ho ragionato su un quadri di HM. Che mi chiedevano, cercavano di capire quanto incideva a capo, cioè quanto incideva a pezzo. E io ho detto, guarda, non lo so, anche perché i tessuti sono relativamente pochi, sulla collezione sono pochi, gli altri sono sostenibili fino a un certo punto. Ecco, la sostenibilità è anche eh, trasparenza, cioè esatto. questo è sostenibile. Questo non lo è, ma perché non può esserlo. Sull'impermeabilizzazione più noi cioè, lo rendiamo sostenibile, meno è impermeabile, questo è sicuro. C'erano tessuti Goretex, eh, certificati a vita eh, per, per, a vita vuol dire che tiene 24-25 lavaggi a secco per cui vuol dire la vita, adesso siamo andati a 4, 5, ma è molto più sostenibile. Non usano più il PFE, usano altre cose, però fondamentalmente per cui certe cose vanno lette in questo modo, etichetta, adesso ho fatto tutto questo, questo no, no, ma questa è... cosa per dire eh. che poi l'etichetta deve essere, se vuoi essere chiaro, a volte dice anche delle cose che dall'altra parte dicono, ma come, ah, questo che consuma 35, 45 litri per una giacca, cioè questa giacca qui 55 45 litri, eh, è così, queste sono, va detto, perché l'anno prossimo ne consumerò 43. Esattamente. Ecco, per cui l'etichetta ha un valore, a mio avviso, se eh, si racconta qualcosa di vero. A volte la verità eh, non è quella che uno si vuole sentire. Purtroppo questo è. Mm, eh, dico l'ultima cosa. Noi, eh, è chiaro che il mondo digitale ha aperto. Mm, credo che il discorso delle generazioni che avete fatto voi prima è assolutamente vero. Quasi nascono con, delle, con una non so come dire, con un'apertura che, che noi non potevamo avere, no? per cui insomma molto più veloci su tutto e per cui è fantastico. Però dall'altra parte, eh, se non sono attenti, rimangono un po' in superficie. No? Quello che nella nostra generazione facevano, quelli che studiavano un po' come me al liceo, quei <ride> bignami e i bigini, no? ecco, per cui stai un po', un po una, una generazione di bignami eh, eh, digitale e per cui devono stare attenti perché poi mh, le, eh, mh, le cose eh, sono più complicate di quelle che sembra. Esatto. Esatto. La sostenibilità è, una, è un problema industriale, chimico, cioè, non è eh, la bella, una, una, come dire, un, un bel evento con dei testimonial. Certo. E' lì Bisogna che i giovani si, si, si vadano più in profondità. Ma questo è un problema studiando le generazioni da tutta la vita, come vi ho detto, questo non è una delega ai giovani a governare l'innovazione, c'è come abbiamo detto prima una responsabilità e un ruolo degli adulti, che siano i genitori, che siano gli insegnanti. E come potete immaginare, la scuola va a, a, assolutamente presa in considerazione anche per immaginare e disegnare il futuro formativo, informativo, la conoscenza. L'abbiamo visto anche con la pandemia e con sì, la data il vuoto vorrei chiudere, no, educativo. Perché su quello davvero per, chi, per mm. dare per i due questo con, che per dare questo contributo, mm. è assolutamente importante che gli adulti quindi nel loro compito educativo continuo siano con, davvero eh, a fianco di queste nuove generazioni che danno un senso di orientamento e uno spirito nuovo all'innovazione che va incanalata e che va certamente guidata anche rispetto al, eh, ai territori e quindi ai continenti, agli altri mercati. È vero che alcuni, immaginiamo la Cina, l'India, ma anche l'Africa, e quindi è molto interessante quello che ci diceva il dottor Marenzi Claudio, eh, anche al ruolo che viene chiesto alle industrie e alle imprese di essere maestri educatori ad esempio di sostenibilità quindi prendere lo spirito che è sì, le più giovani questo... generazioni e restituire un senso della vita a chi che quello spirito non l'ha per biografia per antropologia per storia assorbito correttamente quindi è continuamente un intreccio con un ruolo sì, nel di educatori questo, Linda, continui scusami, nel... Nel minuto che, finale che rimane, quale può essere come dire, il contributo che anche noi, da ricercatori, vi possiamo dare, possiamo dare certo. a chi ci ascolta? C'è probabilmente un nuovo paradigma che noi dobbiamo in qualche modo considerare e su cui le giovani generazioni ci possono dare un contributo, laddove però sia chiara la sfida, che è quella che diceva Claudio Marenzi. Noi il paradigma lo definiamo smart and sustainable, cioè far incontrare. Potremmo dire in termini più politico-istituzionali transizione ecologica della sostenibilità e transizione digitale, ma troppo spesso queste due cose vengono considerate in parallelo senza farle convergere. In realtà sappiamo che la cultura della sostenibilità arriva negli anni dall'ecologismo militante che era tutt'altro che tecnologico, anzi c'era una parte consistente che combatteva l'industria, la tecnologia, lo sviluppo, il consumo. Questo per fortuna oggi è scomparso o rimane solamente veramente nelle nicchie, mentre invece quello che i ragazzi stanno facendo, in particolare la generazione Z, è essere o guardare la sostenibilità in modo smart e quindi pensiamo all'economia circolare, pensiamo alle smart city, pensiamo alla mobilità, cioè pensiamo a tutto ciò che in qualche modo poi è parte anche della realtà di un'azienda e che è parte del tessuto sociale, civile. Ecco, quindi questa visione che devo dire è ben rappresentata dai 17 obiettivi no, dell'Agenda 2030, che lo ricordo, è stata scritta nel 2015 in Europa, quindi noi abbiamo anche un vantaggio. No? culturale da europei e anche da italiani, perché siamo anche virtuosi, ad esempio sul riciclo, su tante cose, però quello che manca spesso è la visione d'insieme, è la presa di responsabilità ed è lo scambio con le generazioni. Quindi eh, io e noi vi ringraziamo ancora di essere venuti e di aver partecipato a questa riflessione comune e collettiva. Crediamo e pensiamo che questo sia il modo giusto, non più le contrapposizioni, perché davvero, eh, qui eh, insomma, seguendo l'indicazione del grande sociologo Moren, che dice: Siamo una comunità di destino, ce l'ha dimostrato la pandemia e ce lo dimostra anche il cambiamento climatico e la sostenibilità. Quindi, cerchiamo tutti insieme di rimboccarci le maniche e di fare qualcosa che vada nella direzione del rafforzamento delle nostre aziende, ma anche di un tessuto sociale su cui ognuno di noi dovrà impegnarsi. Grazie a tutti voi, grazie a voi che ci avete ascoltati e grazie al Festival che ci ha ospitato.